Benvenuti da Ludovico Gippetto nel canale YouTube e nelle pagine Facebook di Extro Art, Fondazione Wanted e Sicilia Arte Moderna e Contemporanea. Oggi parleremo dell'arte passata al setaccio dei raggi X. In un passato non tanto remoto, il contenuto di mummie, vasellame e altri preziosi involucri storici si scoprivano soltanto in un modo, scoperchiandoli, togliendo le bende, sezionando e scavando al loro interno, con un'azione invasiva spesso irreversibile, trascurando l'aspetto della conservazione dei reperti. Oggi possiamo invece spiare all'interno di sarcofagi e manufatti senza danneggiarli e con scansione ai raggi X e risonanze che permettono di fare studi approfonditi e scoperte incredibili sui loro contenuti, sulla loro provenienza, raccontando dal silenzio di un materiale inerte di cui loro sono composti, storie, commerci e spesso l'evoluzione o la fine di una civiltà. Raggi X, i segreti dell'arte svelati dalla diagnostica per immagine. Oggi ne parleremo con Valeria Livigni Tusa, Regione Siciliana, Sovrintendente del Mare, Massimo Nidiri, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Università di Palermo Policlinico, e Giuseppe Passalerno, Direttore Responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini della Clinica Candela di Palermo. Ma tutto questo e altro ancora dopo la sigla. Bene, ciao, ciao Giuseppe. Ciao, ciao Ludovico. Bene, bene, grazie. Saluto anche Massimo. Buongiorno. Ciao Massimo. Ciao Ludovico, buongiorno Giuseppe. Ciao. Bene, allora facciamo una panoramica veloce con Massimo Nidiri su quello che è proprio la tecnologia dei raggi X. Quali sono le macchine che vengono utilizzate e che voi avete lì in dipartimento? Allora, diciamo che le macchine sono evidentemente erogatori di radiazioni X, quindi parliamo ovviamente di tomografi computerizzati, ma anche di apparecchiature radiologiche digitali. Entrambi questi apparecchi, mutuando un po' una ricerca che è stata effettuata già da qualche anno sulle mummie egizie, ha permesso di fare delle esperienze veramente molto interessanti. In particolare noi ci siamo occupati di alcuni reperti lignei di navi sia puniche che romane. Abbiamo sottoposto questi pezzi di queste navi che sono stati appunto prelevati dal mare, dal fondo del mare, con tomografia computerizzata, e abbiamo potuto analizzare con molta attenzione qual era la struttura di questi pezzi. Fondamentalmente abbiamo potuto innanzitutto capire qual era stato l'atteggiamento costruttivo dell'epoca, e con grandi differenze per esempio tra i punici e i romani. I punici utilizzavano i sistemi a intarsio, mentre invece i romani utilizzavano delle scanalature geometricamente molto particolari, molto nette, molto geometriche, sì, quindi con una ricchezza veramente e con una complessità di percorso veramente notevole, a dimostrazione di come la civiltà in qualche modo romana fosse veramente in ambito delle costruzioni per mare veramente elevata. La TAC permette chiaramente di eseguire delle scansioni molto sottili, di pochi millimetri di diametro, che possono essere poi facilmente ricostruite e dare quindi la possibilità allo studioso, all'archeologo, senza toccare il pezzo e quindi senza scalfirlo dall'esterno, di poter vedere qual è la struttura interna. Questo evidentemente ha un vantaggio enorme, perché purtroppo uno dei problemi maggiori in archeologia è quello proprio dell'inquinamento del pezzo archeologico, se viene in qualche modo alterato, per capire la struttura interna, e quindi gli strumenti invasiva, proprio che a volte, come già detto, è irreversibile quando un tempo proprio si scavava, si apriva. Esatto,
esatto, diventa un fatto che poi danneggia irreversibilmente il pezzo. Invece noi lo teniamo nella sua integrità, nell'unicum con cui era stato evidentemente costruito, e date l'informazione, ripeto, per chi, per gli addetti ai lavori, veramente molto importanti. Il tutto naturalmente dura pochissimi secondi, poi è un gioco di ricostruzioni, ma noi radiologi siamo abituati a giocare sulle immagini ricostruite da fette, da sezioni, farle diventare poi dei volumi. Volumi che possono essere orientati nello spazio, visti da più punti di vista, e quindi questo permette naturalmente allo studioso di vedere il pezzo nella ricostruzione tridimensionale come se lo manipolasse tra le mani, però guardandolo evidentemente con gli occhi dei raggi X, per cui vede all'interno. Senti Massimo, visto appunto che voi siete università, quindi avete diciamo un bacino di allievi, di studenti, c'è interesse da parte degli studenti su questa branca specifica della diagnostica? Sì, certamente, perché tra l'altro beni culturali, arte in senso lato, ma ne parlerà più avanti Giuseppe, che è veramente un grande esperto nel nostro ambiente di conservazione dei beni museali e soprattutto artistici. Ma c'è un interesse da parte dei nostri specializzandi, che ne vedono anche una potenzialità professionale, perché anche questa è uno sviluppo professionale certamente importante, ma anche degli studenti di medicina che hanno saputo di queste nuove ricerche, di queste nuove tecnologie, e si sono avvicinati quindi al mondo della tecnologia in ambito biomedico attraverso un punto di vista che non era soltanto quello sanitario, ma anche quello culturale. Anche perché anche studenti di altre discipline, questo è il senso, molto importante. Può diventare un ulteriore sbocco di lavoro, specialmente adesso, tra virgolette, che il mercato è un po' sofferente in tutti i settori, quindi la diagnostica potrebbe aiutare quindi come beni culturali, beni culturali da un lato, e poli, diciamo, di riferimento, non chiamiamoli di eccellenza, ma di gente che è appassionata, diciamo, in questo tipo di percorso, possono diventare un connubio interessante dal punto di vista proprio socio-economico. Perfetto. E chiedo l'intervento di Giuseppe Salerno su quello invece che è proprio l'indagine operativa. Come avviene? Cosa guardate? Che indagini fate? Dipende intanto da che cosa dobbiamo studiare. Come dicevo prima, io lo faccio un po' da più di 30 anni e ho studiato tutti i tipi di manufatti museali, ceramiche, come ti dicevo prima, violini. La mia domanda era proprio mirata a questa curiosità che mentre ne parlavamo, musicale, me ne parli meglio? Sì, il violino, i violini di scuola barocca sono oggetti, opere d'arte che oggi raggiungono valutazioni anche di 6-7 milioni di euro. Molto spesso sono le banche a comprarli e poi li affidano per suonarli ai violinisti più importanti. Ecco, in un violino di questo, che vale centinaia di migliaia o milioni di euro, ecco, fare una diagnostica non invasiva per eccellenza come la TAC consente di avere informazioni e ragguagli sulle sue condizioni di salute, può essere utile per le attribuzioni, ma soprattutto tutto viene fatto senza toccare nulla. Un semplice passaggio TAC, in questo caso la TAC, l'indagine più indicata, ci consente poi di ricostruire tutto, anche di fare cose assolutamente innovative. Io ho fatto in alcuni violini, ad esempio, l'endoscopia virtuale. Cioè noi possiamo girare all'interno del violino, ribadisco, senza toccare, senza aprire il coperchio, cosa il piano armonico, cosa che in genere è quello che viene fatto prima di un restauro. Tradotto in linguaggio medico è come evitare una laparotomia esplorativa a un paziente di cui non si conosce bene la causa del suo malessere. Senti, ma così andate a scoprire proprio i segreti del costruttore, del fabbricante? Assolutamente. Il violino è un oggetto che ha un peso di 300 grammi. Quando le quattro corde vibrano sono 25 kg che si scaricano sul piano armonico e non succede niente, perché questi 72 pezzettini sono fatti da veri e propri ingegneri del suono. E quello che è stato fatto tra il 600 e il 700 nella scuola cremonese è qualcosa di irripetibile. E voi considerate che oggi, Uto Ughi suona con un Guarnieri e con uno Stradivari.
Ecco, sono strumenti che ancora oggi vengono scelti per i concerti perché le caratteristiche acustiche si sono dimostrate irripetibili. Questo diciamo che è molto importante perché serve allo studioso, ma serve anche per proteggere, perché voi con le vostre indagini ovviamente fate un'azione di prevenzione perché date delle indicazioni ben precise. Certo, assolutamente. Ecco, in previsione di un restauro, ecco, non fare un'indagine del genere è una follia, ecco, noi possiamo veramente dare tante informazioni al restauratore. Infatti, questo è un passaggio importante. E invece per quanto riguarda, perché una volta io partecipai ad un convegno in Argentina dove si parlava appunto di patrimonio culturale, di protezione, e lì imparai un dato molto importante, che purtroppo a volte queste indagini vengono usate anche in, come dire, dalla criminalità organizzata, dei falsari, perché tramite queste indagini si riesce a vedere come creava l'opera l'artista e quindi si dà la possibilità di rigenerare un'altra opera, per non dire ricostruirla da zero, e mettere in crisi lo specialista, mettere in crisi anche voi, perché vi ritrovate sotto ovviamente quello che faceva l'artista. Emblematico è proprio Van Gogh, che si vede proprio che lui inizia la pennellata, la famosa pennellata roteando piano piano fin dall'inizio, che può saperlo soltanto chi ha fatto un'indagine tramite l'RI. Certo, senza dubbio. Il più grande falsario della storia dell'arte, che si chiama Han van Meegeren, sfruttò anche radiografie. Periodo della guerra, dopo la guerra, lui fu arrestato come collaborazionista perché vendeva quadri, soprattutto di Vermeer, ai gerarchi nazisti. E lui rischiava la pena di morte, poi per non essere condannato disse: no, ma questi quadri li ho fatti io, e davanti a tanti esperti e alla polizia dipinse un quadro nuovo di Vermeer. Lui sfruttò anche le radiazioni ionizzanti perché per capire meglio qual era la modalità artistica. Del resto, con i raggi X noi possiamo vedere realmente quello che ha pensato l'artista, non soltanto entrare a contatto con i pigmenti, ma proprio vedere quello che lui ha pensato. Infatti questo, Massimo, nel tuo dipartimento c'è un'immagine molto bella di alcune indagini, e voi avete fatto qualcosa anche per scoprire i falsi, vero? Sì, è vero, abbiamo avuto la possibilità di dimostrare l'autenticità di alcuni dipinti valutando appunto la presenza della firma, perché poi le firme con i radix si riesce a capire se sono state apposte dopo e non contemporaneamente all'esecuzione del quadro. Quindi abbiamo anche aiutato l'autorità giudiziaria nella valutazione generale, perché poi il giudizio diventa sintetico tra varie competenze. Noi abbiamo dato il nostro contributo facendo anche delle radiografie, ma Giuseppe Salerno è veramente un esperto, perché lui di queste cose ne ha fatte centinaia. È un esperto di ruolo. È il nostro vanto, vero? No, ma grazie. No, lo faccio soltanto da tanto tempo. Solo questo è il... ti pare niente. Chi comincia sempre un gap di 30 anni con te, quindi diciamo che... Sì. Voglio ribadire quello che diceva Massimo, la firma del quadro è una cosa relativamente recente. Molto spesso nel 600, nel 700 veniva firmata l'imprimitura e poi si dipingeva il quadro, quindi quella firma non sarebbe stata mai più vista, se non con le radiazioni ionizzanti. C'è proprio il più famoso Caravaggio che non ha mai firmato un quadro, oppure lo stesso uno solo, sì, la Decollazione del Battista. Quello di Malta, sì. Sì, ma ce n'era un altro che era molto più interessante, che era appunto Velázquez, che non firmava volutamente i quadri perché lui diceva che come lui, giustamente, ed è vero, solo poteva dipingere, e quindi era lui ovviamente la firma col suo lavoro. Ciao Valeria. Anche a Valeria Livigni, ciao Valeria. Aspetta che hai il microfono staccato, inserisci il microfono, Valeria.
perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Ciao Valeria, buongiorno. Per chi ci sta guardando, è il sovrintendente del mare della regione siciliana, l'unica sovrintendenza al mondo creata dal grandissimo Sebastiano Tusa, che tutti noi conosciamo benissimo, e voi specialmente avete avuto modo di lavorare tanto con la sua grande passione, che era appunto l'archeologia marina. E proprio l'archeologia marina, Valeria, credo che sia molto, come dire, una grande fruitrice delle indagini. C'è un'attenzione particolare, perché è chiaro che tutti i reperti che vengono recuperati dal mare hanno bisogno di un intervento immediato e di un pronto intervento, quindi la diagnostica è fondamentale, perché dobbiamo capire i materiali che compongono i reperti che recuperiamo, e quindi intervenire in tempi brevi. Diciamo che basti ricordare tra i ritrovamenti più eclatanti i ricalchi, ma anche i rostri, tutti questi reperti che sono composti da leghe, sicuramente hanno avuto bisogno di un intervento mirato, e tante analisi sono state fatte insieme al Dipartimento, allo Stebicef, insieme ad Eugenio Caponetti. Sicuramente molti di voi ricordano appunto come questi interventi, la famosa spada, le TAC che sono state fatte, insomma è un lavoro costante. E del resto sappiamo tutti che il centro di eccellenza del Roosevelt sta nascendo, a breve abbiamo già compilato il contratto, quindi verrà assegnato, la gara è stata vinta da una impresa per cui partiranno questi lavori, e nasceva proprio con l'idea di avere un centro d'eccellenza per il primo intervento sui reperti recuperati a mare. Quindi questa era l'idea di Sebastiano e noi la portiamo avanti, e naturalmente diciamo questi coinvolgimenti che finora sono stati destinati a vari interventi diventeranno diciamo una continuità, ecco, quindi sarà fondamentale l'aiuto di tutti voi. Ecco, perché e oltre ovviamente i casi eclatanti come il rostro, l'ancora e quello appunto che hai appena citato, però per lo studioso, e questo lo dico da parte in causa, per quanto riguarda la protezione, la tutela dei reperti archeologici, che un vaso che diciamo ha un valore economico molto diciamo basso, però per l'archeologo ha un valore ovviamente didattico e di studio incredibile, e con l'RX si riesce a vedere anche cosa conteneva l'anfora senza aprirla, quindi capire fondamentale è anche scoprire il contesto in cui si trova. Quindi io penso anche la possibilità di fare delle analisi in acqua direttamente senza prelevare i reperti, sarebbe questa diciamo un qualcosa di simile, l'abbiamo fatto con i cannoni di Marettimo, un sistema di restauro in situ dopo aver fatto delle analisi, e l'abbiamo fatto con l'Istituto Centrale del Restauro, non so se vi ricordate, questo l'ha fatto sempre Sebastiano sui cannoni di Marettimo, quindi avevamo ferro per lo più, ma anche qualcosa in ottone. Il restauro è stato fatto con delle correnti galvaniche direttamente sott'acqua, e diciamo che il futuro dovrebbe essere quello, prelevare il meno possibile, mantenere in situ, così come tranne situazioni di rischio di interrompo perché questa cosa è molto affascinante. Giuseppe, come è possibile riuscire a fare sott'acqua l'RX? Perché io mi immagino appunto anche tu con le bombole che scendi giù. Sì, no, certo. Devo fare allora una precisazione. Noi utilizziamo, io almeno utilizzo per gli studi che faccio, le apparecchiature di cui dispongo, però già da tanto tempo ho avuto una collaborazione da parte delle aziende incredibile. Un esempio, lo studio del sarcofago di Federico II di Svevia, parliamo di più di 20 anni fa. Ecco, a me è stato costruito un apparecchio idoneo
che doveva affrontare le problematiche legate a quello studio. Ancora la Santa Lucia del Caravaggio, di cui parlavamo prima, 4 metri per 3, non la possiamo portare in un reparto di radiologia. E anche in questo caso mi hanno costruito un apparecchio per fare quello studio. Altra cosa, recentemente l'amministratore delegato dell'ESAOT è un'azienda... Ci ritorneremo, Giuseppe, quindi conserva questo argomento. Comunque volevo dire, c'è sempre la possibilità di fare un piccolissimo prelievo e fare l'indagine sul prelievo. Ecco, senza legare tutto il reperto. Ecco, a dimostrare l'interesse delle aziende, che poi tutto questo lo fanno gratuitamente perché hanno un ritorno pubblicitario, e c'è il fatto che l'ESAOT, che è un'azienda leader mondiale che produce apparecchiature ecografiche, risonanze magnetiche, TAC, proprio il suo amministratore delegato, Franco Colombo, mi ha chiesto recentemente di fare qualcosa sull'ART da inserire nel loro sito. Se voi andate nel sito dell'ESAOT trovate tutta una descrizione su alcune indagini che ho fatto, a dimostrazione dell'interesse che loro hanno per quello che ritengono un nuovo campo di ricerca. E loro costruiscono questi nuovi macchinari per Guarda, io ho fatto per Federico II, io ho fatto un progetto. Il progetto è stato realizzato da una società milanese, l'ha costruito, l'abbiamo collaudato. Poi sono venuti qua a Palermo per fare lo studio, che è durato 2 mesi, sono venuti 2 ingegneri. Ecco, tutto questo è stato fatto senza che la regione avesse avuto un'ora di pagare, tutto gratuitamente. E i risultati sono stati importanti, quelli radiologici. E questo è importante, perché io guardo sempre la cultura, ma vedo anche, come dire, la nuova professionalità come sbocco di lavoro. Cioè, penso, siccome sappiamo benissimo che Sebastiano era un grande promotore di lasciare sul sito proprio i reperti archeologici affinché rimanessero nel loro contesto e continuassero a raccontare senza essere toccati, quindi so che era diciamo un grande sostenitore del Donno Cross, come lo chiamo io, come appunto l'area di un omicidio non deve essere contaminata da gente non del come dire, del settore diagnostico oppure di studiosi. E quindi questa situazione di poter incrementare sul sito proprio la diagnostica, questo fisicamente, cioè tecnicamente come avviene? Che si scendono delle apparecchiature tramite dei robotini o fisicamente ci vuole l'operatore? No. Cioè, ti ripeto, non abbiamo mai fatto fino adesso, però basta avere un progetto da sviluppare, è fattibile. Questo se ci sarà necessità, sicuramente si potrà fare. Non è un problema. Lo sponsor, dico, voi non avete soldi, voi lo sponsor, quindi secondo me è un matrimonio perfetto. Allora, sì, certo. Cominceremo a fare un campione, vediamo cosa e poi distribuiamo su tutta la costa, su tutta la Sicilia, mari siciliani. Perfetto, infatti. Invece volevo chiedere al professore Midiri. Massimo, mi senti? Massimo, mi senti? Ti sento male, ti sento un pochino Sì, devi fermarti, perché però il cellulare cerca di collegarsi, e quindi mettiti leggermente a favore di luce e fermati un attimo col telefonino. Quali sono? Mi senti, Massimo? Mi senti? Purtroppo, Ludovico, non riesco a allora, sentirti bene. Mentre tu ti fermi e posi il telefonino in modo tale che lui si tranquillizza, ritorno subito da te tra un attimo, però non muovere più il telefonino, va bene? Non ti sente, Ludovico. Va bene, adesso ne parliamo. Lo anticipiamo tramite Giuseppe. Giuseppe, le nuove frontiere della tecnologia della diagnostica, quale possono essere secondo te? No, secondo me la cosa più importante è lavorare molto su queste apparecchiature dedicate. Cioè, dedicate perché da utilizzare per un singolo uso, cioè e torno a ripetere, tutto questo ha anche un risvolto economico importante, perché questo può avvicinare al recupero delle opere d'arte sponsor significativi. Ecco, io lavoro con tutte le sovrintendenze, i musei che ci sono in Sicilia e anche oltre. Ecco, è una tristezza sentirsi dire: noi non abbiamo neanche i soldi per le fotocopie.
Io, ma Valeria lo sa, faccio tutto gratuitamente, però è un settore che noi dobbiamo spingere, promuovere. Sì. E i privati non c'è, è una cosa assolutamente, cioè non c'è niente di male. Se, poi, tra l'altro, con le leggi nuove che ci sono con sul bonus, bonus, con l'art bonus, sì, sì. Ma infatti, secondo me è un problema non indifferente, che può sembrare proprio evidente, è proprio la comunicazione. Cioè, molti non sanno che hanno la possibilità di poter fare determinate cose, avere delle agevolazioni, ma soprattutto dare una mano reale a quello che è il nostro patrimonio, perché il primo dato, che questo è riscontrabile, di un furto è quando si perde la conoscenza e la memoria di quel bene, di quel reperto, perché ovviamente, restando in argomento marino, se io abbandono quell'area ovviamente subacquea, non interagisco, come fa benissimo la sovrintendenza del mare, con i diving, che sono proprio le sentinelle, vero Valeria? Della cultura, così del patrimonio sommerso, così vi abbiamo definito. Conoscere il sito e soprattutto dare la possibilità a chi lo visita quotidianamente, che lui è un custode, ma per chi appunto fa parte della collettività, penso che sia proprio l'aspetto più importante, proprio per i principi della tutela. Cosa dici tu, Valeria? Sì, certamente. Noi abbiamo questa attività che è stata avviata da Sebastiano, della collaborazione con l'agente del Valeria, è recente la segnalazione dell'ancora, vero? Esattamente. Abbiamo ritrovato un'ancora in piombo, un'ancora piccolina, ellenistico romana, nei mari di San Vito Lo Capo, grazie a una segnalazione del diving che ci ha segnalato appunto che stavano per trafugarla. Quindi c'erano degli strani movimenti al mattino, all'alba, da qualche giorno. Quindi noi siamo andati con la Guardia di Finanza, abbiamo recuperato quest'ancora, che al momento si trova nella sede della soprintendenza, proprio per documentare, verificare lo stato di conservazione, che peraltro è buono, di salarla e poi per riportarla a San Vito non appena ci sarà questo museo del mare che il comune tiene tanto a realizzare nella torre che per ora è in stato di abbandono, la torre di San Vito, ma che può diventare uno splendido museo archeologico dove sono conservati tanti reperti, anforacei, ancore e quant'altro, e dove naturalmente si deve fare un restauro e una sistemazione, però quella sarà la destinazione finale. Noi dobbiamo intervenire per la tutela, quindi qualora ci viene segnalato, perché è chiaro che non possiamo essere sempre in ogni posto contemporaneamente, abbiamo bisogno di queste collaborazioni utili, e in questo caso i diving hanno tutto l'interesse a che non venga toccato nulla, che non venga sottratto nulla, perché fa parte della ricchezza dell'itinerario sommerso. Quindi prelevare un'ancora, un'anfora, viene meno da questo museo sommerso, che invece è il valore aggiunto alla visita. Certo. Ascoltami, siccome vedo Massimo, tu riesci a sentirmi? Ti sei collegato bene? Credo che ancora ci sia qualche problema. Giuseppe, ascoltami, siccome ovviamente la diagnostica per immagini nasce per l'essere umano, per l'uomo, sì. In questo caso è stato trasferito ovviamente a dei materiali, inerti, che non hanno una loro consistenza evolutiva. Ma è successo il contrario, cioè nel senso, tramite l'esperienza verso questi materiali, adottare delle tecniche diverse anche nei confronti dell'uomo? No, fino adesso no. È stato in genere il passaggio da utilizzare al meglio la tecnologia sull'uomo verso l'arte. Questo viene fatto, dico, ma i risultati sono... Questa esperienza di fare degli strumenti ad hoc per dei progetti, sì, non può quello essere, è non il può futuro. È stato anche nei confronti, magari io adesso parlo ovviamente non da esperto,
del settore. Ma no, non c'è la necessità. Non c'è la necessità. Ci ha coprite tutto sotto questo aspetto. Volevo aggiungere una cosa soltanto, a proposito anche di lungimiranza. Io ho avuto l'onore di conoscere e di essere amico di Sebastiano. Ecco, una delle prime cose che ho fatto nel settore archeologico, ma parliamo di forse più di 30 anni fa, Sebastiano mi chiese le radiografie di un cranio trovato a Parma, il famoso cranio trapanato. Era un cranio, credo del VII secolo a.C., che aveva subito una trapanazione, però l'osso attorno era rimodellato, cioè lui era sopravvissuto alla trapanazione. Questo ora è esposto nel museo di Partano, si può vedere, ma pensate, 30 anni fa già Sebastiano pensava che quello poteva essere uno sviluppo. E proprio recentemente, un paio d'anni fa, alla necropoli di Mera ne abbiamo trovati altri 7 crani trapanati, una cosa stranissima perché avevano tutti un foro di trapano nello stesso punto del cranio. Non era una terapia, evidentemente, per le malattie psichiatriche non si sa con esattezza, oppure emorragia da qualche parte, che già nell'antico Egitto si procedeva con qualche intervento chirurgico nel cranio, e la persona sopravviveva, non so come, non so che condizioni. Allora, moriva dopo. In dei crani trapanati che sono nell'area mediterranea e nell'America Latina, in Perù, ne hanno trovati circa 200, uno in Germania pure, l'80% sopravvivevano. Quindi chi lo faceva... lo faceva bene, diciamo così. No, ma la cosa interessante che sempre mi aveva fatto notare Sebastiano, che in campo antropologico, proprio i contadini, quando alcune pecore impazzivano, cominciavano a ruotare vorticosamente, le trapanavano e poi riprendevano una vita nuova, quindi è pazzesca. Una delle teorie è quella che era per la cura dell'epilessia, proprio. Certo, perché queste pecore impazzivano e cominciavano a ruotare, allora le trapanavano. Non capisco. Giuseppe, avrai sicuramente seguito il lavoro fatto dal Museo Egizio, che tra l'altro c'è una mostra che riparte proprio adesso. Sull'abbinamento della diagnostica nelle mummie. Sì, certo. E addirittura si riesce a ricostruire, senza aprire la mummia, a ricostruire sia la persona e vedere anche tutti i monili che c'erano dentro il sarcofago. Sì. Ma questo devo dirti, lo faccio anch'io. L'hai fatto con Federico II, no? Sì, quando nel 2005 è stato fatto uno studio sulla tomba di Tutankhamon, e in quell'occasione, visto che avevo esperienza con lo studio fatto su Federico II, sono stato chiamato da Zahi Hawass per dare una collaborazione. Lui chiamò me attraverso il Sindacato Nazionale Radiologi e chiamò anche i patologi dell'Ozzy Museum. Io devo dirti che sono, come dire, fisiologicamente superstizioso. Quindi quando me l'ho chiesto, io accettai, ma qualche perplessità l'avevo, anche perché quando ho iniziato lo studio di Federico II, si parla sempre delle maledizioni che colpiscono chi disturba i sogni dei potenti, no? Ecco, dopo una settimana ho avuto un incidente che mi è costato 2 mesi di rianimazione e 7 interventi chirurgici, quindi ero un po' perplesso. Poi giustamente lo studio fu affidato ai radiologi del Cairo, che hanno fatto una ricostruzione veramente bella del volto. Cioè, noi possiamo da una mummia avere proprio la come l'ecografia adesso appunto dei bambini, del feto, che si ma in maniera molto più sofisticata. Io quando ho fatto Federico II, siccome dentro poi c'erano 3 salme, tra cui una donna, io avevo chiesto perché quello studio fu fatto senza spostare nulla dal sarcofago. Io avevo chiesto di portare fuori il cranio per poter ricostruire il volto di questa giovane donna, una ragazza sui 20 anni. Però questo non faceva parte, non fu consentito al comitato scientifico, per cui rimase. Si ricorda all'epoca che nulla uscì da quella tomba, però entrò una medaglia, se non ricordo male. Sì, entrò una medaglia, certo.
diciamo che sempre un po' di egocentrismo, ovviamente sì, non c'entri niente, però del momento mettere il sigillo su qualcosa fa parte del, sì, nostro ego, perché molti sono i reperti archeologici anche nella nostra Sicilia, dove gli scopritori dell'epoca incidevano le iniziali, vero Valeria? Sì, sì, come no, certo, ma del resto l'abbiamo visto anche con l'anfora che recentemente abbiamo riportato a terra, Papia Terza, quella che famosa anfora che riportava il logo della famiglia che praticava questo commercio, l'abbiamo recuperata perché il motondoso e il logorio stava completamente corrodendo l'iscrizione, per noi era importante mantenerla, quindi cosa che si fa ancora oggi, però fortunatamente con una targhetta che mettete e non è invasiva, oppure con l'iscrizione, con l'inchiostro, proprio con la china piccolissima per il numero di inventario o qualche altra cosa. Certo. Senti Valeria, una battuta, che poi so che hai degli altri impegni, e quindi ti volevo chiedere: la sovrintendenza del mare, adesso che sei tu ad avere questa grande come dire, responsabilità, onore e onere, doppia responsabilità, una da professionista e una moglie ovviamente di Sebastiano. Certo. Come l'hai trovata? Quali saranno? Ovviamente? Ho trovato personale motivato, ho trovato i tecnici, i funzionari, gli archeologi veramente molto motivati e affascinati dal loro lavoro. Naturalmente abbiamo dovuto rimettere in sesto qualcosa, una macchina che per un anno non camminava, e quindi diciamo abbiamo cercato di rimettere tutto in funzione, dai permessi per i subacquei, le visite mediche, cioè tante cose che erano indispensabili, se no l'attività si fermava. Ma poi ho trovato personale che si dà da fare, i sassi, i pip, sono tutti pronti a collaborare, abbiamo portato la famosa opera Gli occhiali di Sebastiano e tutti hanno collaborato, devo dire dalla unità operativa responsabile, da De Caro fino a tutti i collaboratori. La grande famiglia, perché vedo che anche quando c'era Sebastiano era veramente una struttura molto dinamica, agile, molto molto, e poi i personaggi sono tutti molto dinamici, per cui devi cercare insomma di incanalarli giusto, perché sennò appunto partire e andare a fare inserzioni se non sei in regola, se non hai tutte le autorizzazioni, è un rischio enorme. Quindi, manca a te avere il carisma, cerchiamo certo, è un mondo nuovo, sicuramente è un mondo nuovo, molto dinamico, sì. Perfetto. Va bene Valeria, io ti ringrazio. Ringrazio tutti voi, un abbraccio a Giuseppe che mi ha fatto piacere rivederlo, che non ti vedevo veramente da tanto tempo, e speriamo appunto di fare questi progetti insieme, di restaurare un'acqua, Giuseppe. Vediamo di non toccare niente, avere delle informazioni. E grazie a Comidiri che ha avuto difficoltà. Difficoltà di collegamento, infatti mi ha scritto e mi ha chiesto proprio di darvi il suo saluto e di scusarsi perché non riusciva proprio a collegarsi. Purtroppo sta diventando diciamo molto affollato, quindi anche la linea diventa molto calda e crea qualche problema. A chi si Giuseppe, ti chiamerò ora per i prossimi ritrovamenti, vediamo di inventare. Con vero piacere, certo. E poi anche in questa fase preparatoria del centro d'eccellenza, perché se tu mi dici appunto che diciamo qualcosa che può essere utile a questo pronto intervento, alla diagnostica, possiamo vedere di aprire gli orizzonti finché siamo in tempo. Va bene, grazie a tutti, ciao. Allora Giuseppe, ritornando a quello che sono i tuoi pazienti, chiamiamoli così, che vanno dagli strumenti musicali all'opera d'arte intesa come classica quadro o reperto archeologico. Per quanto riguarda i quadri, la diagnostica che avete fatto, visto che
ovviamente ne avete fatto tantissimi, da Antonello da Messina, vero? Sì, abbiamo studiato quadri anche molto importanti, dall'Annunciati, il Ritratto d'Uomo, Caravaggio, Van Dyck, Rubens. Diciamo, ho ribadisco, non è un merito, è che lo faccio da più di 30 anni, quindi a poco, e poi questa metodica, ecco, io ho lavorato sempre a stretto contatto con chi poi opera nel restauro. Ecco, una delle persone che hanno promosso tutto questo in maniera quasi incredibile è Guido Meri, che è stato per tanti anni e Guido è un caro amico. Sì, era la Palazzo Montalbo. Tu considera che tu parlavi prima di diffondere ai medici, e io faccio oramai da 3 anni dei corsi all'Ordine dei Medici a Villa Magnisi. Sono dei corsi che ti danno il punteggio ECM, cioè chi viene a seguito. Ma i corsi che ho fatto sono uno radiologia e art, radiologia e barocco, e ora quest'anno faremo radiologia e medioevo, che doveva essere ad aprile, ma è scivolato a settembre per inutili motivi. Ma ce ne saranno altri sulla Teotoco, per esempio, sulla Madonna. Ho cercato di coinvolgere in questo lavoro gli esperti proprio del settore, anche perché se io vedo una cosa con un critico d'arte o un restauratore, dalle nostre competenze nasce una sinergia che poi è quel valore aggiunto che consente di fare delle diagnosi più precise e più utili. Certo. Senti, invece entrando nello specifico, in virtù anche, tra virgolette, dell'argomento oggetto di polemica, il seppellimento di Santa Lucia, che tu hai fatto in maniera molto accurata. Sì, sì. La domanda è, in che condizioni è la tela? La tela è in condizioni buone. Mancano diverse parti della pittura, ma che sono state poi restaurate. Ecco, diciamo, io tutto questo problema non lo vedo è questo che volevo proprio sottolineare, perché credo che sia più un aspetto politico che tecnico. Sì, guarda, la stessa cosa successe quando ho fatto l'Annunciata, che poi andò prima negli Stati Uniti e poi alla Mostra di Roma. Tutti dicevano, anche perché dicevano che uno che la va a vedere a Roma poi non torna a vederla a Palermo, che è una cosa gravissima, che uno che la vede a Roma poi la viene a vedere a maggior ragione qua a Palermo. Ecco, una musica che mi piace, la sento una volta e basta. Infatti. E senti una cosa, siccome si parla di questo accordo con il Museo di Rovereto per quanto riguarda il restauro, immagino che ovviamente si possano utilizzare le vostre indagini anche per una questione di risparmio. Assolutamente sì. Sono validi, ecco. Sì, cioè tu considera, ecco, una delle riviste più importanti del settore del restauro si chiama Archeomatica. Esatto. E io ad Archeomatica ho mandato un lavoro su questo studio fatto su Caravaggio. Loro addirittura le immagini radiografiche le hanno messe in copertina, quindi a sottolineare il valore e l'importanza di questa. E anche il restauro può essere fatto benissimo qua, perché i restauratori che ci sono qua non sono secondi a nessuno. Ecco. Sì, infatti è proprio la questione, era proprio sul dettaglio. Sì. Credo che, diciamo, tanto rumore per nulla, ecco. Va. Sì, tanto rumore per nulla, hai detto bene. Effettivamente, dico, si trasferiscono persone quasi in fin di vita. La vita, non credo che sia un problema fare appunto il trasferimento della tela, appunto il Caravaggio che vedo qua. È in fase, questa è la, mentre stavamo preparando le apparecchiature abbiamo fatto questo studio a Palazzo Abatellis. È molto interessante, non so se puoi mostrare le altre immagini. Sì, dopo le faccio vedere. Sì, perché c'è un particolare nella testa della santa. La santa muore, è distesa per terra, ha una ferita al collo, con una ferita da pugnale. Però in effetti, facendo la radiografia, se puoi mostrarla... Sì, adesso la facciamo vedere subito. Eccola qua, sì.
la condivido immediatamente. Ah sì, ecco, certo. Un attimo che la facciamo vedere anche a chi ci sta guardando. Prego. Ecco, nella radiografia, vedete il mento? Vedete quella zona nera sotto il mento? Questa qua? Questa qua, sì, questa, esatto. Questa zona qua nel dipinto è parte del collo. In effetti lui l'aveva nella prima stesura decapitata. Lui spesso faceva decapitazione anche perché era ossessionato dalla sua condanna a morte per decapitazione. Poi probabilmente il serato della città lo criticò, giudicò troppo cruenta l'immagine e lui con uno strato sottile di colore ha rincollato la testa al collo. Ecco, questa parte nera è stata ridipinta, cosa che chiaramente non si vede sul dipinto, però radiograficamente la vediamo molto bene. Che non... Stessa cosa abbiamo visto nel martirio di Santa Caterina di Malta, dove ci sono tanti ripensamenti, perché a quanto pare la tela, perché anche lì c'è una questione di attribuzione, perché si pensa che la parte iniziale sia di Caravaggio, poi sia stata ultimata dal Minniti o da un altro del suo pari, Coevo. E lì c'è appunto nelle radiografie, nelle indagini, si riesce a vedere proprio tutti questi passaggi e che si pensa che inizialmente era la decollazione del Battista, che poi diventò invece il martirio di Santa Caterina. Quindi si vede la testa prima tagliata dal corpo, poi rincollata di nuovo dal cosa che non poteva essere fatta senza le indagini, giusto Giuseppe? Cioè, no, assolutamente. Quando dicevo prima che noi riusciamo a vedere pure quello che ha pensato l'artista, non è un'esagerazione. E poi c'è anche da dire che noi più che trovare falsi, è lui che troviamo... Ah, questo è un quadro, sì, sono molto affezionato a questo quadro. Vedete, ci sono lesioni datate, ma vedete che sul naso e sulla guancia sinistra c'è il segno di un punteruolo. Ci sono colpi come inferti. Considerate, quando il barone di Mandalisca l'ha comprato, gli avevano detto che era un quadro maledetto e che una donna, vedendo il diavolo in questo volto, l'avesse sfregiato. Sembrava un dicitur, un modo di dire. In effetti all'attacco si vede nettamente lo sfregio sul volto, non... e questo grazie alla radiografia ovviamente. E infatti, e un altro te ne voglio, voglio chiedere il tuo racconto su questa. Sì, questa forse dovresti mostrare però l'immagine del quadro prima. Ah ok, così si vede, sì. Okay, va bene, sì sì. Allora aspetta un attimo che la mettiamo subito, sì, effettivamente il quadro da un'altra, prima diamo un'altra informazione. E allora, eccoci qua. E questo ci dà l'immagine delle potenzialità realmente della radiologia. Questo è un quadro in condizioni assolutamente indegne. Non si vede più nulla. È un quadro così, che si ispira un po' all'Annunciata di Antonello da Messina, questo manto azzurro. Qua c'è una, in alto c'è una grossa... lacuna, grossa lesione della tela. Io ero incerto pure se radiografarlo, in effetti, però la radiografia, ecco, ora possiamo vederla. Ha funzionato? Sì, allora, assolutamente. Vediamo la radiografia, perché da qui effettivamente adesso si capisce quello che voi avete visto. Perché noi in effetti avevamo un quadro con, diciamo, mezza Madonna. Qua ne abbiamo trovato intanto quella visibile, di ispirazione antonelliana, si vede, ma si vede molto meglio. Ma sotto a 180 gradi se ne vede un'altra. Esatto, capovolto. È una Madonna col Bambino Gesù, quindi diciamo potremmo dire vandicchiana come. E tra l'altro tutte e due si vedono abbastanza bene. Non... E pensate, noi siamo riusciti attraverso un lavoro fatto sui dipinti del Settecento, a trovare questa modella, la modella dell'altra Madonna, quella a 180 gradi col Bambino Gesù, e siamo riusciti anche ad attribuirlo a un artista del Settecento siciliano, poco conosciuto, Fra Felice da Sambuca, un buon artista. Ecco. Comunque, in ogni caso, questo vi fa vedere come la radiologia dà in effetti qualcosa veramente in più rispetto alle metodiche, quelle che sono congeniali. Quindi che cosa state facendo?
Questa è una cosa che mi ha scioccato, ma penso che scioccherà anche chi lo veda. È un dipinto dove c'è uno studio. Io lo conosco molto bene questa sì. Sì. Perché il proprietario cerca ovviamente cerca un'attribuzione. Bravo, cerca un'attribuzione, però sì, purtroppo non è di Caravaggio, è un dipinto di ispirazione caravaggesca, Davide Godia, con un terzo personaggio che lo guarda. Però la stranezza qual è? Ecco, sulla radiografia... Sì, se inizia a raccontarcela la prendo immediatamente. Sì, sulla radiografia, tra il disputante che guarda e Davide, c'è il volto di una donna, ma è una donna assolutamente ben definita nei caratteri del viso, negli abbigliamenti, no? Ed è una donna che ha una somiglianza notevole con una delle modelle di Caravaggio, Figli dei Malandroni. Non, guardandola poi vedrete che il nasino piccolo, le labbra carnose, sembra... torno a dire, il quadro stilisticamente non è un Caravaggio, però quello che c'è sotto, ecco, vedete in alto tra i due, vedete come si vede bene questa immagine, un volto di donna. Sì, questa parte di qua. Se ne riconosce il vestito, ecco, se prendete la Santa Caterina d'Alessandria di Caravaggio, modella la figlia delle Landroni, è molto molto simile anche negli abiti. Quindi sì, questo... ha un po' ovviamente di somiglianza, però chi ovviamente faceva parte della scuola comunque copiava, è normale che copiasse anche i soggetti, quindi... Sì, c'è una cosa però... questa donna, chi l'ha cancellata, l'ha fatto proprio ecco, lo strato coprente per nascondere questo volto di donna è molto molto spesso, tant'è che l'immagine multispettrale, che è la tecnologia più sofisticata tra i restauratori, non si vede assolutamente nulla di questa donna, sembra quasi che ci sia stata una volontà di nascondere qualcosa, cancellarla, ma per quale motivo? Ma sai, questi quadri erano quadri che venivano fatti da Caravaggio, questo non è Caravaggio, ripeto, per dargli al Papa chiedendo la grazia. Questo quadro potrebbe essere stato iniziato da Caravaggio, solo che se tu lo mandi al Papa chiedendo la grazia, gli mandi il volto di quella che era una prostituta senese, era sua amante, certo il Papa non lo può accettare. No, infatti, diciamo, è nella storia del Caravaggio che molte opere venivano rifiutate perché erano sì, assolutamente sì. Oppure indecenti sì, sì. Era proprio la sua caratteristica sì, sì. Lui da una parte faceva quello che aveva indicato il Cardinal Borromeo, cioè di rappresentare chi erano, cioè non è che per forza perché uno è santo doveva essere bello, se era brutto era sì, brutto. E quindi lui rappresentava quello che vedeva con la gente che aveva lì, e questa è una grande dote di un grande artista. Sì. Allora, ritornando al nostro Santa Lucia, possiamo dire che, visto che tu hai come dire, il polso della situazione, è un'opera che può viaggiare senza nessun problema. Senti, è questa macchia che si dice che c'è una macchia da restaurare, tu da te risulta? No, cioè il quadro è in gran parte restaurato, le macchie si vedono ai raggi X perché dove manca il colore rimane una macchia nera, e quando si restaura oggi si usano dei colori vegetali che sono molto meno radiopachi, quindi diciamo coprono il visibile, ma la radiografia si vede sempre la macchia nera, ma sono sempre macchie nere che sono macchie da perdita dello stato pittorico restaurato. Non... Va bene. Giuseppe, allora, nel lasciarci e ringraziarti per... No, grazie a te, figurati. Il tuo lavoro, perché grazie a te, alla tua passione che si respira, che non lo fai, come dire, come atto dovuto, ma proprio con passione. Sì. Speriamo, ecco, come dire, di rivederci in questo incontro per quanto riguarda proprio la tela del seppellimento di Santa Lucia. Grazie ancora e grazie, ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.